Cioè, ragazzi, siamo al 31 luglio e siamo ancora alla fase iniziale. Noi rischiamo di iniziare il campionato senza la punta titolare. Buon pomeriggio, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario del Toledarion e oggi, in questo 31 luglio, siamo qui riuniti per parlare di Napoli e per parlare, approfondire un po' la vicenda Osimhen, perché tra ieri pomeriggio e stamattina sono uscite degli aggiornamenti, ecco, mettiamolo così, da parte di Di Marzio e di Fabrizio Romano. Prima di fare tutto questo, vi ricordo l'iscrizione al canale. Mi raccomando, ragazzi, road to 4.000 iscritti. Iscrivetevi perché è totalmente gratis e poi attivate anche la campanella per rimanere sempre aggiornati. Allora, ieri ci siamo lasciati con quella fantasiosa trattativa che aveva messo in mezzo The Athletic, ok? Il famoso compro Lukaku e ti do Osimhen in prestito. Ne abbiamo parlato nel video di ieri. Se qualcuno se l'è perso il video e vuole recuperarselo, lo trovate nelle schede. Ora, subito dopo quella voce, e subito dopo che ho caricato il video, peccato perché se avessi aspettato un pochettino in più ne avrei parlato ieri. Comunque, dopo poche ore, comunque, da quando The Athletic ha pubblicato quella notizia, Calenda sui suoi social, cioè il procuratore di Osimhen, ha fatto un comunicato di lombardiana memoria, dove praticamente va a dire che questa voce, appunto, di Atletica era falsa. Per carità, non ce n'era bisogno perché, a mio avviso, quella trattativa era talmente strampalata e assurda che non c'era bisogno di dedicargli chissà che cosa, però diciamo che ha fatto bene. Al netto comunque del fatto che al 31 luglio stiamo ancora con questo dubbio se Osimhen resta oppure no. Quindi diciamo che Calenda, sì, bravo a smentire, però anche, cerchiamo anche di muoverci. Che succede poi? Nel pomeriggio parla Di Marzio e dà una sua versione che a mio avviso è molto più realistica e ragionevole. Il Chelsea è tornato a parlare col Napoli per Osimhen e praticamente Di Marzio ci dice che il Napoli starebbe lavorando a una trattativa col Chelsea che include Lukaku più 70 milioni. Di Marzio ci dice che Lukaku viene valutato 30 milioni, quindi la valutazione del Napoli per Osimhen è di 100, che 70 più 30 fa 100. Un'altra cosa importante che dice Di Marzio è che il Napoli vuole che le due trattative siano a titolo definitivo e non dei prestiti. Questa cosa è molto importante. Quindi Di Marzio ci dice: il Napoli vuole 70 più Lukaku per cedere Osimhen. E vi dico la verità, questa è un'ottima offerta secondo me. Cioè, ti vai comunque a prendere il sostituto e in più c'hai quei 70 milioni che puoi andare a reinvestire sul mercato. Cioè, sarebbe secondo me una trattativa ottima questa qui. Sarebbe a mio avviso la cosa migliore e anche quella più veloce. Perché Lukaku sta al Chelsea, il Chelsea vuole Osimhen e quindi soldi più Lukaku e abbiamo risolto, ci abbracciamo, firmiamo e ognuno poi va avanti per la sua strada. Poi Fabrizio Romano pubblica sul suo canale YouTube un video in inglese dove appunto parla della situazione Osimhen. Lui fa un po' più un quadro generale parlando sia di Chelsea che di Paris Saint-Germain. Ora, SOS Fanta, che collabora con Fabrizio Romano, ha scritto un articolo dove ha riportato proprio quello che ha detto Fabrizio Romano nel video. Quindi noi adesso andiamo un po' a leggere questo articolo. Queste, ragazzi, sono le parole che Fabrizio Romano ha detto nel suo video. Andiamole un po' a leggere. Allora, il grande argomento del giorno è Osimhen, ancora una volta. L'attaccante nigeriano è sul mercato e lo sapevamo. Ieri vi dissi, Osimhen vuole lasciare il Napoli e il Napoli vuole ancora prendere Lukaku. Quindi il Napoli e il nigeriano concordano sulla decisione di separarsi quest'estate e va benissimo. Questa è l'intenzione e c'è l'accordo col PSG del giocatore. Ma ora sono quasi 10 giorni di stand-by tra PSG e Napoli, non tra PSG e Osimhen. Quindi qua, ragazzi, è importante, cioè Osimhen ce l'ha l'accordo col Paris Saint-Germain, è il Napoli che non ha l'accordo col Paris Saint-Germain. Il giocatore ha detto sì al PSG già 20 giorni fa, ok? La verità sul PSG. Osimhen sarebbe desideroso di trasferirsi in Francia, ma tra PSG e Napoli tutto è completamente in stand-by e non avanza ad oggi. Ciò che ha aggiunto è che il Napoli potrebbe essere aperto ad aggiungere Osimhen nelle trattative col Chelsea per Lukaku. Quindi diciamo che Romano sta dando conferma sulla versione che ha dato Di Marzio, che abbiamo detto prima. Secondo le mie info, Chelsea e Napoli hanno discusso delle possibilità riguardanti Osimhen e Lukaku.
Quindi questo è quello che è successo negli ultimi giorni e posso confermarlo. Posso confermare che Osimhen vuole andarsene, posso confermare che il Napoli vuole trovare una soluzione per lui e posso confermare che il Napoli vuole ingaggiare e vuole fortemente Lukaku. C'è già l'accordo col giocatore per un contratto di 3 anni e queste sono tutte cose che già sapevamo. Dialoghi Napoli-Chelsea. Allora, posso confermare che tra Napoli e PSG è tutto incompleto a oggi, dopo che il PSG ha rifiutato di accettare le condizioni decise dal Napoli, che erano appunto soldi più Kang in lì. Posso anche confermare che Napoli e Chelsea hanno parlato nelle ultime 24-48 ore. Poi martedì abbiamo avuto novità importanti dall'agente di Osimhen, con appunto la dichiarazione che vi ho detto a inizio video. E in questa dichiarazione ha annunciato che Osimhen non sta considerando l'ipotesi di un prestito. Ok, non ha negato la strada sul Chelsea perché è realtà. Quindi hanno smentito il prestito, ma non hanno smentito che c'è l'interesse del Chelsea. Stipendio cruciale. Ecco, l'interesse del Chelsea è qualcosa di cui abbiamo parlato ieri ovunque. Qual è il punto qui? Prima di tutto, lasciami chiarire che dalla parte di Osimhen, quindi dalla parte di calciatore agente, sono contrario a un prestito con diritto. Quando senti parlare di un prestito con obbligo, è considerato nel mondo del calcio come un trasferimento a titolo definitivo, e ci sta, cioè è ovvio, perché l'obbligo di riscatto vuol dire che praticamente tu il calciatore ce l'hai in prestito un anno e poi lo compri automaticamente alla fine di quella stagione, quindi dopo un anno diventa automaticamente tuo. L'obbligo di riscatto è una formula conveniente per i bilanci, ok? È una storia completamente diversa, ma un prestito con obbligo è diverso da un diritto. In questo caso il prestito con diritto è qualcosa che l'agente e il giocatore non vogliono considerare. Perché? Innanzitutto perché Osimhen ha intenzione di lasciare il Napoli, non con la possibilità di tornarci tra un anno se non viene attivata l'opzione d'acquisto. E in secondo luogo lo stipendio è una parte cruciale della storia. Quindi prestito con diritto no, perché Osimhen non vuole poi tornare al Napoli, perché il prestito con diritto appunto è una possibilità di essere poi acquistato da quel club, invece con l'obbligo tu sei certo al 100% di essere un giocatore di quella squadra. Se Osimhen andasse in prestito dal Napoli al Chelsea, probabilmente dovrebbe ridurre il suo stipendio, perché il Napoli non darà mai in prestito il giocatore e coprire il suo stipendio sarebbe una cosa completamente folle per un giocatore di punta come lui. Attenzione qua ragazzi, è una parte molto importante questa qui. Quindi in questo caso servirebbe un contributo del giocatore per andare in prestito al Chelsea, ma quello che sento è che Osimhen ha un importante stipendio al Napoli, oltre 10 milioni netti, circa 11, e quindi non vuole tagliarsi lo stipendio e col prestito sarebbe costretto a farlo. Quindi ci ha praticamente spiegato Romano che il prestito non si fa perché altrimenti Osimhen si dovrebbe tagliare l'ingaggio. E arriviamo alla fine, all'ultimo pezzo, e anche quello che mi preoccupa di più. Perché? Perché dice Romano, Napoli e Chelsea sono comunque in contatto per Lukaku. Per coinvolgere Osimhen hanno bisogno di una formula diversa per l'accordo. Deve essere un trasferimento a titolo definitivo, ma al momento è ancora nella fase iniziale. Cioè ragazzi, siamo al 31 luglio e siamo ancora alla fase iniziale. In questo momento non possiamo dire che un accordo sarà completato oggi, stanotte o domani. Non siamo a quella fase, ci vorrà tempo e non è qualcosa di imminente. Non è qualcosa per oggi, per mercoledì o per giovedì. Ci vorrà del tempo per capire cosa succederà con Osimhen. Ragazzi, quest'ultima frase è molto preoccupante. Stiamo parlando di una trattativa che, se tutto va bene, cioè ci metteremo almeno una settimana / 10 giorni. Cioè, ragazzi, noi rischiamo di iniziare il campionato senza la punta titolare. Perché tu ovviamente se sei in mezzo a questa trattativa, che è complicata, che è molto delicata, dove ci sono in ballo tanti soldi e un altro giocatore, è normale che il Napoli non va a rischiare e non lo farà giocare mai a Osimhen. Perché non sia mai poi questo gioco e metti caso che si fa male, salta tutto. Cioè tu veramente ti stai avviando una stagione dove non avrai la punta titolare, né Osimhen né Lukaku, perché Lukaku ragazzi arriverà solo quando sarà ufficializzato il trasferimento di Osimhen, ok? Dobbiamo dircelo chiaramente, il Napoli sta gestendo male la trattativa di Osimhen, lo sta gestendo malamente dal punto di vista delle tempistiche, perché è inammissibile che tu
al 31 luglio sei ancora in una fase iniziale delle trattative. Per non parlare poi di Lukaku, ragazzi, Lukaku, cioè, lui sicuramente si starà allenando. Conte gli avrà fatto una programmazione ad hoc, perché tanto mo con la tecnologia che c'è oggi un giocatore può anche allenarsi per fatti suoi, ok? Però, cioè, il giocatore non si farà manco ritiro. Il Napoli, dal punto di vista delle tempistiche, ha sbagliato tutto. Ha sbagliato tutto. E dobbiamo essere sinceri, ragazzi. Io non pensavo di arrivare al 1 agosto, che ancora non si sa niente. Cioè, poi, leggendo questo articolo, dovremmo anche scattare l'opzione permanenza, perché l'ha detto Osimhen, non vuole restare, se ne vuole andare. Rischiamo veramente di salutare Osimhen praticamente... Io penso a questo punto dopo Ferragosto, perché se è una trattativa che è ancora nelle fasi iniziali, almeno una settimana barra 10 giorni ci impiegheranno. Poi se ci mettono prima, ci guadagnano tutti se si finisce il prima possibile. Però ripeto, una gestione delle tempistiche è proprio sbagliatissima. Cioè il Napoli era partito bene in questo mercato, era partito benissimo, avevi preso Rafa Marin, hai preso Spinazzola a parametro zero, hai preso anche Buongiorno in tempi abbastanza brevi. Poi dopo ci siamo totalmente arenati perché non si è saputo gestire Osimhen. E questo è il fatto. Cioè noi a questo punto rischiamo veramente di concludere il mercato verso la fine. Quindi noi inizieremo la stagione con la rosa incompleta. La verità è questa. Quindi questo è quanto per la vicenda Osimhen. Speriamo che ci mettano il meno tempo possibile, però è oggettivo, ragazzi, che il Napoli si è mosso molto male. Detto questo, ragazzi, io vi lascio con un'ultima ora, tra virgolette, di Walter De Maggio di Radio Kiss Kiss Napoli, che poi non è che abbia detto una cosa così clamorosa, incredibile, cioè, ha detto già cose che sapevamo. Ci ha dato praticamente un aggiornamento su Brescianini e Gilmour. Il Napoli è arrivato a offrire 10 milioni più bonus per Brescianini, mentre il Frosinone ne chiede 12, quindi praticamente ci siamo. L'ufficialità di Brescianini, come già sapevamo, verrà data dopo che Gaetano verrà ceduto, e Gaetano sappiamo che è interessato al Cagliari. Le ultime notizie ci dicevano offerta del Cagliari da 8 più bonus, mentre il Napoli ne vuole 12. C'è questa forbice di 3-4 milioni, quindi esce Gaetano, entra Brescianini, e lo sapevamo. Per quanto riguarda Gilmour, ci ha detto praticamente quello che vi dissi anch'io qualche giorno fa, cioè deve uscire Cajust. A quanto pare ci sarebbe anche il Galatasaray interessato a Cajust. Qui ogni giorno escono nuove squadre interessate a Cajust, però a livello di offerte concrete stiamo sempre a zero. Quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Secondo voi quanto ci metterà il Napoli a chiudere questa trattativa per Osimhen? Riusciremo a venderlo prima di Ferragosto, prima dell'inizio del campionato? O sarà una trattativa che arriverà a chiudersi verso fine mese? Ditemi un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, ragazzi, io vi auguro buon proseguimento di giornata, forza Napoli sempre! Stasera c'è il Napoli-Brest, quindi domani probabilmente parleremo un po' della partita, e quindi detto questo, ci vediamo domani.